un dato di fatto che il growth ha battuto durante gli ultimi 9-10 anni la filosofia value. Però noi riteniamo che questi livelli di crescita siano molto più difficili ora da raggiungere in questa fase matura del ciclo. Alla fine è un momento dove ci troviamo in una fase di rallentamento economico e quindi, come dicevo, sarà difficile replicare i numeri di successo in futuro. Riteniamo che il value sia un momento interessante per l'acquisto di strategie dove la filosofia si basi sul value investing, che non è un'altra cosa che l'analisi fondamentale e la ricerca di quel margine di sicurezza importante, quindi sconti sulle società quotate che stiamo vedendo e che stiamo inserendo in portafoglio. Questo margine di sicurezza di solito va da un 25 a un 35% e questo ti dà un po' la garanzia, la sicurezza di essere esposto a dei prezzi molto più buoni, interessanti. A noi sembra di sì che sia una strategia di sesgo difensivo perché non solo stai acquistando una società a un prezzo scontato, anche se in questo contesto questa caratteristica è sempre più difficile, ma anche perché è supportato il value investing da una gestione attiva, veramente, no? E quindi se confronti oggi la gestione attiva versus una gestione più passiva, evidentemente di fronte a un ciclo economico come quello che affrontiamo oggi, ci dà più decorrelazione una gestione attiva che cerchi diversificazione, ma anche qualità sulle società che formano parte del portafoglio.